Ed eccoci qua, bentornati su Radio Web in volo, live simultanea su Facebook e su Instagram per questa puntata di Libriamoci in volo, e il nostro format dedicato ai libri, agli incontri con gli autori, con gli autrici. In questo caso faccio subito vedere il libro oggetto appunto di questa puntata su Instagram. Purtroppo lo vedete come sempre invertito su Instagram, Cilli la vera storia. Lo faccio vedere anche qua su Facebook, anche se la copertina è anche qui a schermo. Opla, no, no, no. E appunto questa puntata appunto dedicata a questo libro, tra l'altro lo accenno già, come sempre abbiamo inserito il link in descrizione. Appunto al sito della Carlo Filippini editore, i proventi, appunto le royalty di questo libro sono appunto devolute al Centro 21 di Riccione. Poi comunque ne parleremo. E io do appunto il bentornato a Gabriele Merlica, Mago Gabriele, Magica Gilli, Gigliana Flore, giusto? Sì. Grazie, Ecco, grazie, bentornati. buongiorno e bentrovati. Bentornati. Eccoci qua. E inizio appunto a chiedere come nasce appunto questo libro sulla tua storia, appunto sulla tua esperienza nel mondo della magia, dell'arte magica. Ci vuoi raccontare qualcosa appunto, come hai iniziato appunto a realizzare questo libro, ecco? Devo dire, allora io vi dico come è venuta l'idea del libro, poi la Gilli ci dirà di cosa parla il libro. Ma il fatto del libro è perché nell'altro precedente libro erano spiegati solo giochi e trucchi di magia, mentre invece abbiamo poi notato che molte persone erano poi interessate, anche curiose, di sapere qualcosa di più su Gilli, chi era, cosa faceva, eccetera. E quindi abbiamo pensato di fare questo secondo libro, che adesso la Gilli ci dirà un po' di cosa parla. Di cosa parla? Parla delle prime pappine, poi i primi passi, poi ho fatto i primi spettacoli fino ad oggi. Sì. Tutta la storia da quando era piccola, ovviamente le cose che lei non poteva ricordare, io e la mamma le abbiamo un po' tirate fuori. Poi dopo cosa parla ancora? Incontri? Ci sono anche degli incontri? Incontri magici, sì, dei personaggi tipo Silvan, Albano, Valentino Rossi. Anche non mi viene in mente il nome, quello di Madire Reale, adesso mi viene in mente il nome, il Te mago dici Forrest? Forrest, sì. Sì, lui fa parte proprio insomma, dai, degli amici, dei carissimi amici. Tra l'altro, ecco, qui non abbiamo fatto nessuna prefazione, ma nel libro precedente infatti c'era proprio la sua prefazione. Abbiamo un ottimo rapporto anche con Forrest. Certo. E, ecco, c'è qualche passaggio appunto della vostra storia, della tua storia, che ritieni cruciale? Qual è il momento che ricordi maggiormente, che ti ha più fatto piacere appunto menzionare in questo libro? Il momento più bello? Uno che ti viene in mente, non so. Dicevi di solito il primo Il spettacolo. mio primo spettacolo. Che l'abbiamo fatto quando c'era il saggio di magia qui a San Marino, giusto? Sì. Cosa avevi fatto quella volta? Quello che mi ricordo, ho fatto la scatola che veniva fuori, mi ricordo, i nastri. Folar. Mi sa che ho anche visto qualcosa, tipo i nastri che vengono colorati, può essere, con
Folgorante, no? Sì, beh, sì, quello è anche uno di quelli che fa i suoi video, sì, sì, i suoi video di tutti i lunedì. Credo che l'avevo visto. E beh, secondo voi quanto sentite che la vostra esperienza nel mondo della magia, appunto con Magica Gilli, sia stata di ispirazione, anche come esempio di resilienza, se vogliamo? Come avete percepito questa cosa? Ma che è stata di ispirazione, direi sicuramente, perché comunque vedo che Gilli anche nel mondo della magia, non solo in Italia ma anche all'estero, è insomma sempre molto considerata, sempre, quindi ormai ha messo in disparte il sottoscritto, direi, no? Lei dice sì, ha messo in disparte il sottoscritto. E poi c'è anche questo video che da anni, tutti i lunedì puntualmente a luna, c'è un video ogni volta diverso, anche questo ha attirato molto l'attenzione, no? Anche nel mondo dei maghi, che aspettano il video. Poi abbiamo scoperto anche in giro nei congressi internazionali che c'ha un sacco di fan, anche maghi famosi, che sono curiosi di vedere di volta in volta il suo video. Anzi, diciamo che poi per chi è curioso, ci abbiamo messo il QR code dove possono anche andare a guardare i video. Ah, ok. Quindi c'è anche il QR code per i video, sì. Ok. Non ho visto quale pagina. Ce ne sono due di pagine con QR code. Sì, c'è la sua immagine con un QR code bello, bello visibile, e lì dopo si va sul canale YouTube dove pubblichiamo tutti i video. Lo faccio vedere a schermo. Ah, poi se vuoi poi. Ecco. Aspetta, mi sento. Non so se. Adesso non so quanto. Non credo. Ok, faccio vedere dopo, purtroppo su Instagram puntualmente viene invertito, ma tant'è. Puntualmente. Ecco, tra l'altro l'abbiamo citato prima, appunto questo libro, diciamo, le royalty di questo libro sono devolute in beneficenza al Centro 21 di Riccione. Ci potete spiegare bene di cosa si tratta questa realtà? Ti spiego un po' cosa fa il Centro 21, dopo io dico qualcosa di più sulle royalty. Allora, io normalmente non guadagno niente, però va un'associazione Centro 21 di Riccione. Cosa fa questa associazione? Queste associazioni fanno di tutto, fanno laboratori, fanno danza, fanno fegnameria e altre cose. E te cosa fai lì? Io lì faccio danza. Adesso hai iniziato anche a fare danza? Sì. E tipo una cooperativa sociale artistica in qualche modo? Sì, no, era, diciamo, è sia associazione, perché è nata come associazione che si occupava principalmente di persone con sindrome di Down all'inizio. Okay. Poi è diventata adesso anche cooperativa, e quindi fanno cesti, per esempio a Natale, adesso visto che è uscito un profumo, quindi si danno molto da fare, e hanno anche una residenza dove i ragazzi fanno delle esperienze, insomma, per vivere in autonomia durante la settimana, eccetera, eccetera. E quindi, siccome Gilli ha iniziato da un annetto e passa a far danza lì, e poi è un'associazione che conosciamo molto bene, perché poi tra l'altro io la conosco dalla sua fondazione, e quindi abbiamo pensato a questo. Poi, visto che la gente è giusto che sappia anche quello che paga, dove va, eccetera. Allora, il libro costa 14,50 euro, di cui 2,90 euro a libro sarebbero le royalty che andrebbero all'autrice, che in questo caso invece andranno al Centro 21 di Riccione. Ecco, quindi noi non, no, lei non ha nessun guadagno sul libro. Ecco. Ti dirò che è interessante, anzi abbiamo un format sulle cooperative sociali, non so se eventualmente adesso lancio il sasso, poi vedremo se avremo modo, però potrebbe essere interessante appunto riprendere in mano questo, diciamo, l'esperienza di questo 121 all'interno di quel format che abbiamo fatto, cooperiamo, mi sembra comunque pertinente, comunque magari ne parliamo in separata sede. Ecco, tra l'altro qui sulla copertina
Si dice che viene spiegata l'illusione della donna trasparente. Non so se ce lo volete accennare come, di cosa si tratta. Io purtroppo a livello, in questo senso non sono molto ferrato in Allora, quella la devo spiegare per forza io perché poi è un'idea mia di spiegare questa illusione qua. Questa era un'illusione che andava molto in voga a inizi Novecento e che però ora non se ne parla più, non l'ho più vista fare da nessuno, ma è un'illusione veramente fantastica perché c'è praticamente una ragazza che apparentemente ha un foro qua. Al centro dell'addome, se vogliamo, e la cosa curiosa è che il mago, per esempio, può andare dietro di lei con un orologio e davanti vedi l'orario, oppure prende una torcia, gli mette una torcia dietro, esce la luce davanti. E quindi spieghiamo questa illusione qua, perché è una cosa un po' particolare, una cosa originale, non sono i soliti giochi, anzi, è sconosciuta anche a tanti maghi, e quindi è giusto che chi compra il libro, oltre alla storia, magari venga anche a conoscenza di questo trucco, di questo gioco. Poi, se c'è qualcuno ingegnoso che riesce a farlo, tanto meglio, penso che sarà veramente una bella soddisfazione. Perché anche a me ha sempre incuriosito, non l'ho mai visto fare, non l'ho mai fatto, però sarei curioso anch'io di farlo perché deve essere molto molto illusivo. Bene, bene. Allora, chiaramente facciamo appunto in bocca al lupo per questa nuova esperienza letteraria e accendiamo così in conclusione quello che è il prossimo Festival Internazionale della Magia, anche perché tra l'altro ci sarà appunto come presentatore l'ospite d'eccezione Enzino Iacchetti, potrà chiamarlo Enzino Iacchetti per forza di cose. Volete dirci qualcosa su questa prossima edizione appunto del Festival? Sì, sarà il 15, 16, 17 marzo, quindi ormai è tutto pronto. E praticamente per 3 giorni San Marino sarà la capitale mondiale della magia, perché il meglio della magia mondiale sarà appunto a San Marino. Quest'anno abbiamo particolarmente curato anche la scuola di magia, perché abbiamo una scuola di magia gratuita. Che ci può venire chiunque lì al Cursal, tra l'altro in questa edizione anche patrocinata proprio dalla segreteria alla cultura, che ci teneva in modo particolare. Sono due grandi maestri professionisti che terranno le lezioni, quindi saranno vere e proprie lezioni di magia, che saranno il sabato 16, domenica 17 alle 10 del mattino. Dopo, per iscriversi basta inviarci una mail e poi presentarsi lì 10-15 minuti prima. Poi, che c'è da dire? Ci sarebbe da dire tantissimo perché abbiamo, sì, il gran galà il sabato sera al Teatro Nuovo qui a Dogana, dove oramai la platea è già tutta esaurita e fra un po' anche la B, quindi si può prenotare sul nostro sito direttamente o alla prevendita qui a San Marino, che è l'edicola Quadrifoglio. E poi abbiamo lo spettacolo della domenica per i bambini, c'è il Family Show, dove sono, diciamo, uno spettacolo dedicato soprattutto ai bambini e famiglie, anche quello sta prendendo piede molto bene perché l'anno scorso eravamo pieni praticamente. Poi venerdì sera abbiamo il Trofeo Arzilli, che è il concorso, abbiamo 12 maghi su scena perché volevamo chiudere le iscrizioni con 10, ma è sempre difficile, quindi abbiamo messo dentro anche gli ultimi, quindi abbiamo 12 concorrenti per la magia da scena. Sarà sempre venerdì al Cursal. Poi il sabato c'è sia il concorso per il close-up che la magia da vicino, o anche il gala di close-up, che è lo spettacolo sempre di magia da vicino. Abbiamo un grande personaggio dalla Francia quest'anno, che è Gaëtan Blum, un grandissimo personaggio perché è conosciuto anche al pubblico non mago, perché lui era un attore molto famoso che poi in ultimo si è dedicato anche alla magia, e quindi sarà anche lui con noi. Perfetto. E, ecco, io in conclusione aggiungo che
visto che l'abbiamo già menzionato all'inizio di questa settimana, ricordo che parteciperete questo 5 febbraio al ventennale di Attivamente. Abbiamo fatto l'intervista in merito proprio il giorno del ventennale, 30 gennaio, e so che ci sarete appunto anche voi per un piccolo spettacolo. Diciamo che l'ospite principale è lei, io sarò Sì. lì giusto per dare una mano, anzi ringraziamo attivamente Mirko Tommasoni che ha pensato a Gilli. Tra l'altro oggi a mezzogiorno e mezza, quindi tra non molto, sarà ricevuta dalla reggenza, sempre con Mirko Tommasoni che ci ha tenuto in modo particolare che ci fosse anche Gilli, quindi anche questa sarà sicuramente una bella esperienza. Sempre nell'ottica comunque di presentare il libro, comunque, sì. Ma sì, a quel punto sì, porteremo anche il libro, ma il fine è quello di parlare dell'evento del 5. Ah, ok, perfetto. Allora, bene, allora buon proseguimento, quindi sì, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo nella vostra esperienza nel mondo della magia. Comunque è un'eccellenza ed è bello comunque portarla avanti, insomma, quindi vi ringrazio appunto per questa vostra testimonianza, insomma, per questa vostra sì, una testimonianza appunto della vostra storia anche con questo libro. Grazie a voi, Grazie grazie a voi, a voi. grazie a voi per averci invitato qua. Bene, grazie mille e grazie anche a voi che ci avete seguito qui su Instagram, anche su Facebook, poi caricheremo questa puntata anche su YouTube. E grazie per averci seguito, fateci sapere qui nei commenti appunto cosa ne pensate. Vi ricordo che in descrizione c'è il link, anche nel primo commento qui di Facebook c'è il link per l'acquisto appunto del libro Gilli, la vera storia. E ecco, mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividete, lasciate un mi piace, iscrivetevi sui nostri social e noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.